pensava, perché era sincero, e diceva quello che lui pensava di dire. Ma se che politico non va, in questi ultimi anni cosa abbiamo visto? Una Meloni che insegue l'elettore, un Salvini che insegue l'elettore, certo, Renzi deludente, cioè un 30% che arriva praticamente al 2,5%, alla porta della vita. Se uno trovasse la capacità di dire quello che pensa, è bellissimo. No, essere, diciamo, non ipocrita. Non promette quello che... Allora, vediamo di chiarirci ulteriormente su questa ordinanza che comunque vi è stata pubblicata, anche perché qualche titolo di giornale online, De Luca, inasprisce ulteriormente, già ci sono bastati attacchi di qualche così pidiota che abbiamo chiuso le scuole, vabbè, ci sta tutto, va, andiamo a chiarirci, va, ci sta tutto. Allora, noi abbiamo ricevuto una nota a firma del vice prefetto vicario Adorno, che dice, per intenderci, cioè, prendete nota una volta per tutte: avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo idrogeologico e idraulico numero 21301 delle ore 16 del 28 ottobre 2021. Fino alle ore 24 del 29 ottobre 2021, livello di allerta rossa. Cominciamo a chiarire. Cosa dice la prefettura? Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha in queste ore diramato l'avviso in oggetto con il quale viene elevato ad allerta rossa il livello di rischio per situazioni di emergenza, che potrebbe determinarsi anche nell'ambito di questo territorio provinciale, parliamo di Messina, in relazione ad eventi meteorologici avversi di carattere estremo, in previsione per la serata di oggi e la giornata di domani. In considerazione di quanto precede, si rappresenta alla prudente valutazione delle signorie loro l'opportunità di disporre che per la giornata di domani, venerdì 29 ottobre, le prestazioni lavorative del personale dipendente avvenga unicamente in forma agile, così da evitare gli spostamenti del personale e degli utenti. Dovranno comunque essere garantiti i servizi essenziali di emergenza e le strutture funzionali al soccorso pubblico. Allora, a questo giornaletto o altri, chiariamo che c'è una disposizione della prefettura. Sulla scorta di questo, io ho chiuso anche gli asili nido, scuole dell'infanzia, ogni scuola di ogni e di ogni ordine e grado. Ci siamo ora, è tutto chiaro, per quanto riguarda gli uffici pubblici. Cosa è stato disposto? Il lavoro agile, fermo restando che per quelli che sono i servizi essenziali di protezione civile, vanno garantiti. Quindi ogni struttura pubblica si organizza in relazione a questo comunicato della prefettura. Ci siamo? Ora è tutto chiaro. Per quanto riguarda le strutture private, io non ho disposto nessuna chiusura. Ora è tutto chiaro, va bene? Ricapitoliamo. Domani le scuole di ogni ordine e grado, compreso gli asili nido e le scuole dell'infanzia, sono chiuse perché c'è allerta rossa per tutta la giornata. In relazione a quello che è stato l'avviso della prefettura di Messina, viene consigliato il lavoro agile.
agile in tutte le pubbliche amministrazioni. Sui privati noi non abbiamo disposto nulla. Quindi tutte le attività private sono aperte. Abbiamo annullato soltanto il tour dei villaggi e dei quartieri per domani. Entro domani sera vi faremo sapere cosa succederà invece per dopodomani. Spero di essere stato ora chiaro. Scusatemi se non sono stato chiaro poco fa. I supermercati sono aperti. Va bene? Che mi chiedete dei supermercati piuttosto che delle attività? E allora, i vigili urbani devono lavorare in relazione a quelli che sono i servizi essenziali disposti dal dirigente. Cioè, ora mi è più chiaro? Ok? Quindi, dobbiamo ancora ricapitolare? Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse. L'asili nido, compreso le scuole dell'infanzia, sono chiusi. E per quanto riguarda le strutture pubbliche, si chiede è stato richiesto da parte della prefettura, dove è possibile, di fare il lavoro agile pur garantendo i servizi essenziali di natura, di rilevanza, di protezione civile. L'università, non ho io competenze, non so cosa ha fatto il rettore, può essere che avrà chiuso pure lui. Ora è tutto chiaro, avanti va, forza, basta. Buonanotte.